Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» dissero. «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma, ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Nella parola di Dio che abbiamo appena ascoltato, il collegamento tra il libro della Genesi e la pagina del Vangelo secondo Marco è molto chiaro. Si parla della vocazione originale dell'uomo, che non è perché sia un essere solitario. Non è bene che l'uomo sia solo, non è bello, dice l'originale, che l'uomo sia solo, e di come poi si realizza dopo il peccato originale, che ha rotto quell'idillio originale tra l'uomo e la donna, quell'idillio per cui Adamo, guardando la donna, esclama ammirato: «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne, la si chiamerà donna, Isha, perché dall'uomo Ish è stata tolta». Adamo riconosce in questo essere diverso da sé, però simile a sé. Riconosce la dignità, la pari dignità di creatura formata da Dio, dallo stesso DNA, diremmo oggi, stesso osso e stessa carne. Purtroppo poi sappiamo cosa è successo. Sappiamo che dopo il peccato il rapporto tra uomo e donna, il rapporto tra uomo e uomo e tra donna e donna, il rapporto tra noi simili, creati tutti a immagine e somiglianza di Dio, è spesso conflittuale. Ho detto spesso, è a volte conflittuale. Allora, di fronte a questo, Dio è intervenuto. Prima è intervenuto con la legge mosaica. La legge mosaica diceva, naturalmente non era paritetica, non valeva lo stesso per l'uomo e per la donna, diceva che se un uomo non stava più bene con la sua donna, poteva ripudiarla, cioè poteva lasciarla libera. E Mosè, per garantire anche la donna, aveva prescritto che l'uomo scrivesse l'atto di ripudio, cioè scrivesse: «Io certifico che tu sei una donna libera, vai in pace e se trovi un altro uomo sposalo pure». Gesù invece cambia le carte.
Gesù richiama l'inizio della creazione, dice che sono una sola carne, espressione che abbiamo già ascoltato dal libro della Genesi. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, i due saranno un'unica carne. E dunque l'unica carne non può essere divisa se non con la morte di entrambi. Non sono più due ma una sola carne, dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Questo insegnamento di Gesù è una rottura rispetto a Mosè, è molto forte per gli uditori. Loro non discutevano che si potesse ripudiare la moglie, non così la moglie poteva ripudiare il marito, naturalmente nell'ambito ebraico, nell'ambito pagano sì, era possibile. Ed è così rivoluzionario questo insegnamento di Gesù. Loro non discutevano che ci si potesse divorziare, discutevano sulle cause di divorzio, cioè qual è la causa sufficiente per cui un uomo può licenziare la propria moglie. Allora c'erano i rigoristi e c'erano i lassisti. I rigoristi dicevano l'unica causa sufficiente è l'infedeltà. Invece i lassisti dicevano no, però non c'è solo l'infedeltà, ci sono anche altre cose piuttosto gravi. Metti per esempio che tua moglie non sappia far da mangiare e giorno per giorno ti avvelena. Questo è causa sufficiente per dire mi prendo un'altra che sia una cuoca migliore. O metti che tua moglie parli giorno, notte, non ti lasci riposare, non ti lasci dormire, diventa un peso insopportabile. È causa sufficiente per licenziarla. Insomma, le scuole rabbiniche discutevano su qual era la causa sufficiente. Gesù spiazza completamente con la sua risposta. Dice no, non esiste causa sufficiente. Chi ha dato una parola di fedeltà deve mantenersi fedele alla parola data. I discepoli stessi di Gesù rimangono esterrefatti, per questo interrogano di nuovo Gesù, che ribadisce l'insegnamento, anzi lo ribadisce in modo speculare perché rimanga impresso anche un domani per i cristiani che venivano dal paganesimo. Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Tra gli ebrei non si poteva ripudiare il marito, la moglie non poteva ripudiare il marito, ma tra i pagani sì, in certi casi. Allora, di fronte a questo, noi stessi delle volte rimaniamo perplessi e ci domandiamo, ma in certe situazioni cosa dobbiamo fare? In certe situazioni dobbiamo imparare a imparare che la fedeltà è faticosa, ma è quello che Dio vuole. E quando si parla di fedeltà, non si parla solo di fedeltà nel patto matrimoniale, ma la fedeltà nella parola data, anche nell'impegno celibatario del sacerdote o del laicato. Allora qui entra in gioco l'elemento che ci ha sottolineato la seconda lettura di oggi, la lettera agli ebrei. Il Figlio di Dio si è fatto figlio dell'uomo, per questo l'autore della lettera agli ebrei dice che fu fatto di poco inferiore agli angeli. Come figlio di Dio è superiore agli angeli, evidentemente. Come figlio dell'uomo fu fatto, prese carne umana dalla Vergine, di poco inferiore agli angeli. E ha sofferto. Prima di essere coronato di gloria e di onore, ha patito la morte e ha sofferto la passione e la morte a vantaggio di tutti. È stato reso perfetto per mezzo delle sofferenze che ha patito. Allora, noi cristiani abbiamo in Cristo il nostro modello, la nostra guida. In questo mondo reale, in questa situazione reale, nelle difficoltà, nei conflitti, nelle fatiche, nei patimenti, dobbiamo guardare a Lui che è stato reso perfetto dalle sofferenze che ha patito. E così anche noi. Dobbiamo imparare a non gettare la spugna, dobbiamo imparare a lottare, dobbiamo imparare con la grazia di Dio a rimanere fedeli a Dio, alla parola che abbiamo dato, all'aiuto che siamo chiamati a dare agli altri. Perché non tutti si devono sposare, ma tutti
tutti sono chiamati a essere aiuto per gli altri, come abbiamo ascoltato dal libro della Genesi. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Nell'originale, Ezer Kenegdo, un aiuto vis-à-vis. Ognuno di noi è aiuto agli altri, e se non è così, non è felice, perché come scritto in un passaggio fondamentale del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes 22, e su questo concludo, non è parola di Dio ma è ispirata dallo Spirito Santo ai padri conciliari, è dottrina solenne della Chiesa. L'uomo, la donna, non si ritrova se non nel dono di sé all'altro. Non è bene che l'uomo sia solo, anche se tutta la cultura, la pressione culturale che ci circonda dovesse continuare a dire singolo è bello, noi, istruiti dalla parola di Dio, continueremo a dire no, l'uomo non si ritrova, l'uomo non è felice, l'uomo, la donna, non trova il senso della propria vita se non nel dono di sé agli altri, quel dono di sé di cui Gesù ci è modello e riferimento costante. Chiediamo alla Vergine Maria che il Signore ci benedica in tutti i giorni della nostra vita, ci benedica non come egoisti, ma ci benedica con la capacità di essere aiuto per gli altri. Così sia. Amen. Se mi hai seguito sin qui, forse sarai interessato ad altre mie omelie e meditazioni. Se non mi conosci, forse vorrai sapere chi sono. E se non l'hai già fatto, ti invito a iscriverti al mio canale attivando anche le notifiche. Grazie e Dio ti benedica.